benvenuti alla conferenza stampa di Colpiti al cuore, film che alla 37esima edizione del Torino Film Festival presentiamo nella sezione Festa Mobile. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Cecilia Valmarana, che del film è produttrice per Rai Movie, canale di cui è responsabile, nonché, se non vado errato, vice direttrice di Rai Gold. Bravo, difficilissimo, ma ci sei riuscito. Ci sono riuscito. E il regista del film, Alessandro Bignami. Un cortese applauso ai nostri ospiti, grazie. Allora, in questo 2019 sono due i grandi eventi storici che hanno in qualche modo che hanno definitivamente segnato il nostro presente. Da una parte trentennale della caduta del muro di Berlino, di cui si sta parlando tantissimo. Mi sorprende un po' che si parli in Italia forse un po' di meno, colpevolmente di meno invece del cinquantennale della strage di Piazza Fontana, di cui proprio tra pochi giorni, il 12 dicembre, cadrà il cinquantennale esatto. E il lavoro fatto da Alessandro parte proprio da quello, per raccontare qualcosa di molto bello, secondo me, di molto interessante, ovvero sia come il cinema sia uno strumento fondamentale e forse a volte ancora più utile dei testi storiografici per comprendere appunto da dove veniamo e chi siamo. Alessandro, raccontaci perché hai voluto fare questo film, prima di tutto. Ma prima di tutto perché, appunto, come dici tu giustamente, noi da appassionati di cinema e animati da passione civile per il nostro paese abbiamo pensato che il modo migliore per ricordare questo evento fosse quello di mostrare come il cinema italiano ha raccontato quella stagione all'epoca e come ha continuato a raccontarla anche successivamente, e che quindi, diciamo, Colpiti al cuore è quello che è importante, è la forza delle immagini, perché il cinema è la dimensione, secondo noi, migliore, più evocativa per costruire una memoria, insomma, perché comunque la memoria, come sappiamo, è un filo a volte leggero, e cercare di riannodarlo è molto importante, con qualcosa che resti. E quindi la nostra ambizione più grande, appunto, era, da appassionati di cinema e dell'Italia, in qualche modo mostrare quella stagione con gli occhi di chi ha avuto il coraggio di raccontarla. Cecilia, tu invece, dal punto di vista della produttrice, cioè quando questo progetto è arrivato sulla tua scrivania, che cosa hai pensato? Questo progetto è nato qua, alla fine della conferenza stampa dell'anno scorso su Cinema 68. Vedi che bella cosa, grazie, questo non lo sapevo, ci fa piacere di essere qui al Torino Film Festival, anche generatori di nuovi progetti. Insomma, con Alessandro lavoriamo da sempre su Torino e poi la passione civile ci accomuna. Quindi abbiamo iniziato a parlarne, piano piano l'idea di Colpire al cuore era l'idea centrale, perché comunque quello è stato un film di svolta. E poi piano piano abbiamo messo insieme i due fili conduttori, che sono in qualche modo gli storici Giovanni De Luna e Giuseppe Genna, e poi abbiamo pensato a tutti i registi che avevano parlato di lotta armata negli anni più recenti, e quindi li abbiamo messi in fila grazie anche alle ragazze, insomma, le persone che lavorano con noi, che vorrei citare, che sono Alessandra Clementini, Katia Nobbio, Alessandra Sergola e Gianluca Russo, che non c'è. E li abbiamo intervistati, e poi con un lavoro molto paziente di Alessandro, devo dire straordinario, e del montaggio, è stato ricostruito questo filo che ha una sua conduzione, in cui poi sono stati, appunto, Alessandro diceva che il cinema è evocativo, ma non solo evocativo per i film che parlano di lotta armata. Sono stati recuperati dei film in qualche modo curiosi, come Nell'anno del Signore, perché in quel momento preciso a Piazza Fontana, nel cinema accanto, si vedeva quel film. Sono stati recuperati dei film in qualche modo profetici, come il film di Rosi e di Petri, e anche quei film che parlavano in qualche modo sverso, ma qua poi mi piacerebbe ridare la parola a Alessandro, di lotta, di terrorismo, insomma.
i film di genere in realtà erano dei film che celavano qualche cosa. Vorrei ringraziare della generosità tutti, ma soprattutto Marco Tullio Giordana, che è stato proprio che forse è quello che ha fatto ben due film sulla lotta armata. Ma infatti il film parte proprio con le immagini di Romanzo di una strage e, come diceva Cecilia, anche con uno dei due, anzi con la figura che ti aiuta poi a recuperare l'altra parte di letteratura che invece metti nel film, che mi è sembrata una scelta molto interessante. Si parte con le parole di Giuseppe Genna, che con un'altra coincidenza, perché la storia spesso è fatta anche di curiose e bizzarre coincidenze, racconta qualcosa che secondo me è molto, probabilmente anche nei tuoi intenti l'hai messo all'inizio del film, perché è una metafora di qualcosa che è caduta non solo sul corredo di Giuseppe Genna, ma su tutti noi. Vorrei che lo raccontassi. Sì, assolutamente. Io Lordo di Sano. Qualche anno fa avevo letto un pezzo di Genna sull'Expresso in cui lui ricordava questa sua sorta di peccato originale, tra virgolette, nel senso che è nato il giorno della strage di Piazza Fontana praticamente nello stesso minuto in cui la bomba esplodeva. Allora, con questa, cioè, lui è un po', diciamo, esattamente, no, il ritratto dell'Italia, perché ha la stessa età della bomba. E con questa epifania, che in effetti è una coincidenza, appunto, che spesso la storia ci regala queste coincidenze, lo abbiamo messo all'inizio perché lui era, diciamo, il nostro ideale cicerone per questo racconto. E a lui ho affidato il compito di introdurre quello che per me e per noi è lo spirito guida di questo documentario, che è Luciano Bianciardi, che è una figura, diciamo, da me adorata, ma insomma non è tanto questo il punto, quanto il fatto che è l'esatta dimostrazione di come l'arte e possa essere anticipatrice, possa vedere il futuro prima degli altri. Nell'opera di Luciano Bianciardi ci sono esattamente i germi, secondo me, secondo noi, che meno di 10 anni dopo, appunto, porteranno il paese dritto negli anni 70, con tutto quello che ne è conseguito. E, diciamo, questo anticonformismo che l'ha portato poi anche alla morte, insomma, perché lui ha scelto di essere scomodo e questa scomodità lui l'ha portata fino alle estreme conseguenze. Secondo me è uno dei modi più importanti per raccontare quello che eravamo prima, quello che siamo diventati, quello che per fortuna non siamo più, però insomma è un monito importante. Senti, infatti ci sono tantissime frasi nel film che mi sono appuntato durante la visione, che mi hanno colpito, dal fatto che, appunto, che vengono pronunciate dai tanti registi che tu hai intervistato, dalla capacità, appunto, del cinema di anticipare, di cogliere in maniera epidermica quello che sta accadendo, al fatto che il cinema debba anche raccontare il desiderio, un desiderio magari di cambiamento, come nel caso del finale di Buongiorno Notte. Però Giovanni De Luna a un certo punto dice una cosa molto bella, secondo me, che quello della stagione degli anni di piombo degli anni 70 sono stati degli anni parentetici, no? Si parte, appunto, con, diciamo, all'incirca la strage di Piazza Fontana, si finisce con l'uccisione di Moro e con la marcia dei colletti bianchi a Torino, che segna la fine del movimento operaio. E però il cinema, invece, questi anni così chiusi all'interno di loro stessi, il cinema esonda da quel decennio lì. Infatti tu arrivi con molte pellicole. Perché secondo te il cinema comunque è così, continua a riflettere ancora oggi su queste cose? Ma perché? Perché è un'arte viva. Sì, è un'arte viva. Se noi pensiamo, appunto, a Colpire al cuore, che insomma uno capisce bene come sin dal titolo sia il film che in qualche modo più ci ha ispirato, e se uno lo riguarda oggi, capisce come ancora continua a parlarti dopo più di 35 anni e quasi capisce come, diciamo, oggi sia il momento veramente di guardarlo, perché allora, in un'epoca di divisioni, a parte il fatto che ci voleva, appunto, un gran coraggio, e Amelio nel documentario dice: a me faceva paura, e si capisce, no, dall'epoca, tirare fuori un argomento del genere, trattarlo così, in quel modo, capisco che fosse impaurito. Però oggi, quando non c'è più bisogno di prendere le parti di un personaggio o di un altro, si capisce
effettivamente cos'era che voleva dire, cioè insomma che era una anni, appunto 10 anni che hanno portato delle tensioni anche generazionali, che poi alla fine secondo me erano talmente insopportabili che poi il decennio successivo ha ribaltato completamente tutto, cioè insomma ha buttato via proprio il bambino con l'acqua sporca, possiamo dire. Quindi insomma però è importante capire anche questo passaggio, le pulsioni dove, da dove venivano e dove andavano. Ecco, quello che riusciamo a fare oggi con una riflessione di questo tipo è capire meglio. Tra l'altro tu giustamente hai citato Colpire al cuore, che è una parte importantissima del tuo film, mi dai l'occasione di ricordare magari a quanti sono presenti che la variazione di programma che abbiamo avuto in qualche modo fortunata, perché Gianni Amelio, che credo che sarà anche oggi pomeriggio sì, con te a presentare e a fare il Q&A del film in sala, domani invece del Ladro di bambini come originariamente previsto presenterà qui a Torino proprio appunto Colpire al cuore, si crea questa un'altra coincidenza, no? Questa curiosa sintonia di eventi. Io volevo chiedere a entrambi, in qualche modo viene ricordato alla fine del film come questi anni così complicati che stiamo vivendo in maniera molto differente da quello che erano invece il decennio dei 70, siano diventati così inafferrabili che sembra che il cinema faccia fatica a svolgere quel compito che invece tu descrivi così bene nel tuo film, ovvero sia appunto quello di cogliere il magma del presente e rappresentarlo e raccontarlo, studiarlo e rifletterci sopra. Secondo voi come mai accade qui? Come mai oggi forse si fa così più fatica nel cinema? O magari pensate che non sia così, non lo so. Secondo me c'è meno libertà. C'è meno libertà un po', cioè la crisi e quindi la committenza ha bisogno di più conferme, di più certezze. Secondo me l'arte viva del momento è la letteratura e meno il cinema purtroppo, però comunque un po' di perle ogni anno ci sono. E poi perché il mondo di oggi è molto confuso, cioè tu hai iniziato dicendo quest'anno doppio anniversario, 50 anni di Piazza Fontana, i 30 anni del muro. A me mi ha fatto abbastanza impressione che parlando del muro si è parlato del muro e non delle conseguenze del muro che stiamo vivendo adesso. Insomma, il fatto di, adesso non vorrei banalizzare, ma il crollo delle ideologie ha confuso tutti noi in qualche modo. Ma secondo me poi, guardandoci indietro, 4-5 film buoni ogni anno ce li abbiamo. E sono restrittiva. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, io rispondendoti vorrei tornare all'inizio, quando si parlava di Torino, no? Noi abbiamo subito pensato a Torino per portare questo prodotto. Io personalmente, anche perché amo questa città, qui è nata la mia passione per il cinema, qui tanti anni fa ho visto il primo festival, quando ancora si chiamava Cinema Giovani, ma anche perché l'anno scorso noi abbiamo visto qua Santiago Italia di Nanni Moretti, e quello secondo me è un esempio di cinema politico. Perché io devo dire che sono rimasto molto colpito, perché sono andato in sala, perché comunque io Nanni Moretti lo voglio vedere, però non riuscivo bene a capire che cosa lui ci volesse raccontare parlandoci dell'ambasciata italiana a Santiago nel 73. E quando uno vede quel film e esce, capisce perché quel film ci parla dell'Italia di oggi, di quello che non c'è più e di quello che speriamo torni a esserci. La nostra ambizione è quello invece di inserirsi in quel filone, insomma, di fare qualcosa che appunto, come dicevo prima, ci ricordi quello che siamo stati, quello che non dovremo più essere, e fotografi quel tipo di quella stagione, insomma, quel tipo di pulsioni. Io mi scuso con i colleghi in sala, ai quali non ho ancora rivolto l'invito e volessero nel caso di fare le domande, e vedo subito che c'è Francesco che ne ha una. Scusatemi se... No, la domanda poi segue un po' quello che ha appena detto il regista, perché questo è un film in cui ti viene una grande nostalgia, perché i politici erano politici, i sindacalisti erano sindacalisti, la gente era viva, vivace.
E quindi, quindi diciamo che un po' a stridere, è un film politico anche il suo film, perché in qualche modo ti mette in questa condizione. Io lo percepisco perché in quegli anni un po' li ho vissuti, ma credo che anche insomma, i giovani possano vivere la stessa cosa. Volevo un'opinione su questo, grazie. Ma la mia opinione è che, per esempio, noi lavorando in Rai e avendo la fortuna di poter fare servizio pubblico in questo modo, abbiamo la possibilità di maneggiare il repertorio, no? Quindi il tipo di repertorio che abbiamo usato questa volta, appunto quello di Bianciardi, per esempio, di cui si parlava prima, non è, cioè, non ci interessa essere polverosi, no? Ci interessa tirare fuori le cose che possono parlare al presente e al futuro. Materia viva. Materia viva, esatto. Quindi quel tipo di previsione lì oggi può essere fatta da altri artisti, cineasti o scrittori, in un altro modo, perché comunque gli anni sono cambiati, ma sempre l'importanza è quella di esserci un po' prima. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo aggiungere che secondo me questo documentario è servizio pubblico ed è una cosa a cui tengo molto, cioè che nel mio lavoro in Rai, ormai pluriannuale, non dico quanto, ho sempre cercato di fare un lavoro di servizio pubblico. È una cosa che sento e che cerco di mettere in quello che faccio. E, insomma, io sono stata molto contenta di aver prodotto questo lavoro di Alessandro e di aver, insomma, e di averlo costruito insieme, perché penso che sia un qualcosa che resta, ecco, la fortuna delle teche e poi che tutto resta. Per quanto mi riguarda, per quello che può volere, sono perfettamente d'accordo con voi sul valore di servizio pubblico di questo film. Cercando di riallacciare un po' di nodi, che è venuta fuori la definizione film politico. C'è un'intervista molto bella, un frammento di intervista molto bello fatto a Elio Petri nel film, in cui gli si chiede, ma lei sostanzialmente come definirebbe il tipo di cinema che fa? E lui risponde, sì, io faccio film politici perché i miei film sono film popolari. No? E quindi qui si uniscono le due cose, cioè un film che ha un contenuto politico, come tu sostenevi, però capace anche di raggiungere il pubblico. Suppongo che sia stata una delle direzioni in cui tu ti sei mosso primariamente. Assolutamente, anche perché non era possibile, secondo me, partire in un modo diverso cinematograficamente se non con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è un film della Madonna. Sì, esatto. È una definizione tecnica. Sì, poi Bordwell potrebbe aiutarci in questo caso. Però insomma, che dire profetico è dire poco, perché se noi pensiamo che era finito, era già stato girato tutto quando è scoppiata la bomba, no? E poi uno lo vede e pensa proprio che sia stato, cioè è quasi incredibile. Quindi sì, è un punto fondamentale quello di Elio Petri. E che tipo di pubblico avevi in mente, un tipo di pubblico in particolare quando hai fatto il film? Oppure che, per esempio, molte delle cose, comunque io mi rendo conto, non sono oramai più giovanissimo purtroppo, ma mi rendo conto che molte persone, appunto molto più giovani di me, non hanno una grande memoria, una grande conoscenza, sì, di quello che è accaduto nel nostro paese. Oppure era più importante per te confrontarti con coetanei che avevano ricordi più vivi, non lo so. Guarda, se io posso essere sincero, mi ci fai pensare adesso in questo momento, se posso essere sincero, il mio pubblico di riferimento è mia figlia che fa il liceo, perché diciamo, noi abbiamo cercato di allenarla, abituarla alla curiosità, però sono ovviamente cose che lei non può sapere, quindi il fatto che sia un racconto creato con il cinema, che quindi sono cose che la possono interessare, e diciamo costruito in modo lineare perché le racconti qualcosa, se, voglio dire, a lei come ad altri di quella generazione servisse per capire, inquadrare, no? Il paese in cui vivono e il paese appunto che era soltanto pochi decenni fa, secondo me sarebbe un bel risultato. Cecilia, anche tu, dal punto di vista, usando il termine televisivo, target, anche tu penso che... Io più gira, più lo vedono questo lavoro, e più
e più si ricostruisce una, o si costruisce, ma si ricostruisce, o più riaffiora una coscienza civile. Io, insomma, è stata una proposta di Alessandro, partire da Colpire al cuore, il titolo, eccetera, però un moto di tenerezza ce l'ho, perché Colpire al cuore è stato il film della vita di mio padre. Cioè, mio padre lavorava a Rai 1 e con coraggio trovò un regista che aveva fatto solo televisione fino a quel momento e gli consegnò una storia che era accaduta all'Università di Trieste. Passando ad un versante un pochino più materiale, tecnico, io trovo che il vostro film abbia uno splendido equilibrio, no? Tra interviste, frammenti di film, frammenti di tech, eccetera. Ci spieghi un po', è stato un lavoro spontaneo oppure è qualcosa che vi ha richiesto fatica? O... Guarda... dunque, mi dispiace che qua in conferenza non ci sia Yael Leibel, che è la montatrice che mi ha aiutato molto in questo. E Federico Bonelli, e Federico che è il Bonelli per il repertorio. Piconatore di teche. E, diciamo, io ho un metodo di lavoro piuttosto rischioso, perché affastello le cose che mi interessano e le metto lì e poi. A un certo punto spero che qualcuno, come per esempio Cecilia, che a un certo punto viene, vede le cose e ti dice: guarda, questo secondo me qua, prendi questa direzione perché qua, perché c'è troppa roba. E, però devo dire che, insomma, a un certo punto in saletta di montaggio abbiamo trovato la linea. E la cosa bella è che quando tu trovi la linea, tutto quello che vedi poi successivamente ti sembra, no? Ah, sì. Va come gli affluenti. Sì, 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 sì. È come la calamita che tira un po' tutte le cose che vengono dopo. Devo dire che scegliendo De Luna e Jenna, secondo me, come posso dire, i due guardrail dell'autostrada già c'erano. Però Alessandro è stato fantastico, perché poi a un certo punto è come un puzzle, cioè tutte i pezzettini del puzzle sono entrati al posto giusto. E via via che lo vedevamo, ogni volta c'era una frase che tornava, un pezzo di film che tornava, un'intervista che ridiceva quello, e, appunto, un fiume con gli affluenti, oppure, come hai detto te, la calamita. La calamita, sì. No, in effetti era proprio quello che poi volevo chiedervi. Abbiamo parlato di Giuseppe Genna, volevo invece chiedervi come avete lavorato, come avete scelto Giovanni De Luna, come avete lavorato con voi, perché insomma non è facilissimo trovare uno storico che poi abbia anche una dimestichezza tale con il materiale cinematografico. Sì, diciamo, Giovanni De Luna era il primo a cui noi abbiamo pensato, devo dire anche perché... Da qua proprio, perché eravamo a Torino. Quindi. Perché sta qua, perché comunque Torino è una città fondamentale anche di quegli anni. E poi mi ha stupito moltissimo anche la sua competenza cinematografica, perché lui è stato esattamente in grado di darci quello di cui avevamo bisogno, nel senso che... vedere la storia, anche lui, pur non essendo un regista, ha visto la storia attraverso una macchina da presa, quindi è stato fondamentale. Un po' provocato è stato proprio De Luna, che ci ha parlato dei film di genere, quindi l'inserimento di Vamos a matar compañero, Se di giù la testa, è stato Alessandro per carità, però era qualche cosa, cioè il cinema di genere che mascherava il cinema politico di quegli anni. Appunto, grazie alla conversazione tra Alessandro e De Luna è uscito fuori, e secondo me è un momento anche di grande riflessione, come quel cinema là, che comunque non era certo un cinema minore, contribuisca al racconto di quegli anni. Un argomento così vasto, no? Da trattare comunque in uno spazio codificato di questa misura, vi ha costretto a fare delle rinunce dolorose, oppure siete riusciti più o meno a infilarci dentro tutto quello che volevate? Posso io? La rinuncia dolorosa è che noi abbiamo dei budget molto ristretti, perché insomma, se avessimo potuto usare più materiale di repertorio, non Rai, sarebbe stata una cosa meravigliosa, soprattutto alcuni film. Cioè, proprio un po' ci siamo contenuti, però penso che il racconto non lo senta questo, e questo grazie a Alessandro. A questo punto ti posso chiedere quanto è stato il budget di produzione del film? Poco. Abbiamo pagato, credo, i diritti di Signorina F. No, ecco, un'altra cosa di cui sempre nell'orbita del servizio pubblico.
Noi lavoriamo solo con interni, cioè con persone assunte dalla RAI, e secondo me questo è un modo di crescere insieme molto bello. Quindi il budget nostro non esiste perché siamo tutti noi, i montatori, le salette, tutto quanto. Insomma, abbiamo preso, sì, diritti di signorina F, sì, insomma, mi vergogno a dire 5.000 euro, 5.000 euro. Però, insomma, poi ci sono i costi industriali ovviamente, però che ci sarebbero comunque, sono molto, mi piace molto lavorare con loro. Parlando di Vilma Labate, è meno legato forse alla storia che viene direttamente raccontata, ma in realtà secondo me invece sì, in qualche modo, l'aneddoto che lei racconta di quando presentò la sceneggiatura della mia generazione, gli venne risposto: no, tu questo film dammelo, lo facciamo fare un uomo, poi ti faccio fare la commedia. Ecco, perché hai messo quella cosa lì? Cioè, non è solo una giustissima finestra su un problema che esiste ancora, ma forse c'è veramente un legame con, sì, quello che stava succedendo. Sì, no, io l'ho messo, diciamo, per due motivi. Il primo perché in quel caso l'autore si è messo veramente a nudo, mi ha parlato con grande sincerità e mi è sembrato comunque giusto metterlo, perché insomma era una cosa che appunto lei aveva scelto di dirmi in quel modo anche così coinvolgente. E poi ti dirò, perché comunque a me fa molto piacere che lei dica oggi non succederebbe più, e soprattutto non sarebbe più una donna a dirmi quella cosa, perché al di là dell'argomento, no? Dell'argomento appunto che può far paura, magari per ipocrisia, opportunismo, eccetera, insomma adesso tanti motivi ci possono essere, ma anche perché secondo me è importante riflettere sul fatto che nonostante tutto il paese oggi è migliore di allora. Io vorrei aggiungere una cosa. Vilma Labate ha girato la mia generazione nei favolosi anni 90, quindi diciamo è stata molto coraggiosa, perché lei, che non era un'autrice diciamo affermata come altri nomi, è stata una delle prime a parlare di terrorismo, come è stata una delle prime poi a parlare di movimento operaio in Signorina F. Quindi nei favolosi anni 90 diciamo c'erano le commedie che spopolavano e la sceneggiatura della mia generazione era veramente molto bella. Quindi capisco anche la produttrice, ma insomma, no, non la capisco, per carità di Dio, sia chiaro. No, ma era proprio un altro cinema, erano gli anni Cecchi Gori, erano gli anni di grandi incassi di Pieraccioni e Nuti, e non c'era per niente il cinema politico. Quindi lode a Vilma, perché sia con la mia generazione che con Signorina F è stata una precursore. Sì, adesso non mi vorrei adesso lanciare anticipatrice, ci risolve i problemi. Sì, e comunque sì, insomma è stata molto generosa nel raccontare, come molto generosa nei lavori che fa. Senti, un'altra cosa che trovo molto interessante è che di questo film è che comunque tutta questa storia qui, che continua a essere ancora oggi così piena di ombre, di controversie, di cose non risolte, tu non hai avuto minimamente, no, la tentazione invece di voler dare delle parole definitive. E io credo che in questo senso, forse almeno a me, ha colpito moltissimo quel frammento di La notte della Repubblica di Zavoli in cui Moretti insomma parla di quello che è avvenuto e del suo stato d'animo allora rispetto a quello che era avvenuto. Guarda, mi fa piacere questa domanda, perché mi dà agio di parlare anche di nuovo un po' di quella calamita che ti dicevo prima, no? Di cui parlavamo prima. Allora, la cosa che ci è stata chiara sin da subito è che noi non volevamo fare una storia degli anni di piombo in Italia, perché tra l'altro non è neanche il nostro mestiere. Volevamo fare una storia di quella stagione vista dal cinema, con gli occhi dei cineasti. Quando abbiamo in saletta visto quel frammento della Notte della Repubblica, che è un prodotto meraviglioso,
Se però Moretti alla fine non avesse detto "e non sono neanche un attore", con l'occhio lucido, noi probabilmente non lo avremmo messo. Noi stavamo lì e io, tanto che io la montatrice lo guardavamo, diceva, e io pensavo, ma perché non fa una metafora cinematografica? Speriamo che la faccia in qualche modo, che tiri fuori qualcosa per cui io lo posso mettere. E quella cosa dell'attore, proprio come si dice a Roma, proprio a cecio e cascata, è fantastica. Quindi quello è il fattore che ci ha sempre guidato e che credo che ci abbia anche salvato in qualche modo, perché altrimenti non ne saremmo usciti vivi, giustamente, da una storia degli anni di piombo. Io vorrei aggiungere che La notte della Repubblica di Sergio Zavoli ha la stessa valenza del cinema migliore, cioè sono quelle cose che restano impresse nella memoria, che coinvolgono, perché è un prodotto audiovisivo, quindi ti avvolgono. E sì, penso che ha un valore di un film meraviglioso ed è un pezzo di televisione meraviglioso, e ogni volta che lo vedi ti impressiona per come è fatto, per la fattura e per la... Sì, su programmi di cui avremo molto bisogno anche oggi. Io ringrazio tantissimo Cecilia Valmarana, grazie, Alessandro Bignami, per essere stati qui con noi con Colpiti al Cuore, per essere ancora con noi, per averci portato questo veramente importante pezzo di servizio pubblico radiotelevisivo al Torino Film Festival, e speriamo che il Torino Film Festival sia nuovamente, no, spunto per una nuova creazione. Grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti.